A tutti, buonasera, benvenuti a Rete 8 Economy. Questa sera parleremo di turismo, o meglio, di turismo abbiamo già parlato, ma questa sera andremo a toccare i balneatori, parleremo di stabilimenti balneari, parleremo di turismo al mare, parleremo delle concessioni che hanno coloro i quali hanno anche degli hotel, cioè parleremo un po' di questi argomenti che interessano la maggior parte delle persone, perché poi nel turismo da cosa nasce cosa? Molta gente ha già rinunciato alle vacanze, una su due non andrà in vacanza, cioè la situazione è alquanto critica e le negatività sono tantissime. Per parlare di questo argomento abbiamo invitato in studio Ottavio Di Stanislao, Asso Balneari Confindustria, quindi abbiamo Riccardo Padovano, che è presidente della Siba Confesercenti, cioè dei Confcommercio. Vabbè, uguale. Commercio, quindi è presidente dei vari stabilimenti. Quindi abbiamo Peppino Sursi, che adesso vediamo, eccolo qua, buonasera Sursi, della Conf Esercenti, che è in videoconferenza. Bene, io direi di poter cominciare. Proprio come dicono i napoletani, la stagione è arrivata e andremo al mare. Quest'estate non sarà un'estate diversa, sarà un'estate diversa dal solito. L'abbiamo detto in altre occasioni, nulla sarà come prima. E nel turismo, il turismo non fa eccezione. Ombrelloni distanziati. È da prenotare, pulizie continue, docce, cabine, spiagge libere, ma con accessi contingentati. Beh, io comincerei a descrivere questa situazione proprio con Ottavio Di Stanislao. Sì, buonasera. È una stagione che non ci aspettavamo. Nessuno avrebbe mai immaginato di trovarsi in condizioni operative che neanche in un dopoguerra si sarebbero potute prevedere. Una guerra nascosta, una guerra di cui non abbiamo avuto nessun preavviso, una situazione che getta nello sconforto il 13% del PIL nazionale italiano. Per dare una misura, il settore auto incide per il 10% del PIL, del prodotto interno lordo. Abbiamo un settore che è in stand-by, forse il turismo di prossimità, quello degli stabilimenti balneari, che ha grossissimi problemi, è quello che forse risentirà in misura minore della situazione contingente. Il settore nel suo complesso, viceversa, sta vivendo una crisi drammatica senza precedenti. I sondaggi ci dicono che più della metà delle famiglie non andranno in vacanza, quelle che andranno in vacanza lo faranno con un budget ridotto e con una disposizione temporale minore. È notizia di questi giorni che giustamente le grandi fabbriche del nord quest'estate ad agosto non chiuderanno per recuperare il periodo del lockdown, e questa è proprio la ciliegina sulla torta che getta il nostro comparto nello sconforto più grande. Questo è il quadro complessivo. Che è un quadro, come avete sentito, tragico. Tragico perché va a toccare il PIL per il 13%,
quando avete sentito il PIL in Italia dell'AUS del 10%, è una situazione, voglio dire, fuori dalla grazia di Dio, avrebbe detto qualcuno. Noi abbiamo una costa dalle località balneari che corrono lungo il litorale, abbiamo 10 delle quali premiate anche quest'anno con la bandiera blu di Giulianova e San Salvo per la qualità delle acque. Dalle spiagge, gli eventi serali, dai parchi naturalistici e quelli di divertimento per i più piccoli, ci saranno modi interessanti di trascorrere le vacanze sicure in Abruzzo. Ma ci sono nuove regole. Le nuove regole ci sono perché c'erano anche prima, ma adesso sono delle regole un pochettino più restrittive, più rigide, legate al Covid-19, che comunque sono regole che ormai sta nella realtà. In qualsiasi posto noi andiamo o si va a fare, stamattina si andava in banca, c'erano ancora le file delle persone per entrare, quindi questa ristrettezza ci sta. Io dico che si dovrebbe un pochettino alleggerire questa ristrettezza, perché ci sta tanto stress nella comunità, nella società, nelle persone. Tenuto conto dal fatto che, vedendo queste immagini, vediamo che il nostro mare è un mare aperto, libero, dove dicono anche gli esperti che lo ionio e il vento del mare, per esempio domenica c'è stato un po' di pioggia, ma prima della pioggia c'era un po' di vento da greco, ci viene quelle ventate che ti danno quel sollievo, e quindi credo che durante l'estate queste regole così rigide, ma io direi, vorrei trasferire da regole rigide a regole di comportamento, perché forse se noi saremmo più abituati a fare le file, se noi saremmo più abituati ad evitare gli assembramenti sotto gli ombrelloni, che purtroppo è una realtà. Anche perché se ci andava male, avremmo avuto orribili box in plexiglass, esatto, tra gli ombrelloni proposti da un'azienda modenese, infatti. Poi dopo sono arrivati le persone che si sono inventate di cotte e di crude, l'app, le plexiglass, cioè c'è stato un po' di dilettantismo in questo ultimo periodo per quanto riguarda anche l'applicazione delle rigidità. Io credo che tutto questo debba ricadere nella responsabilità personale delle persone, cioè le persone devono sapere che non possono dialogare, se devono dialogare devono mantenere la distanza di un metro. Se si va in un posto pubblico, il titolare del posto pubblico deve comunque dare più presenza alle attività, alle toilette e tutti quei luoghi dove è più facile. Noi abbiamo il sistema delle docce all'aperto, ma non è che ce lo siamo inventati noi, perché al mare uno vuole fare la doccia all'aperto, non è che fa la doccia chiusa. Fa la doccia chiusa e si prende lo spogliatoio. Quindi allora, quando si parla di docce, il fatto delle piscine, pure sulle piscine c'è stato un momento in cui si è detto che in 4 metri quadri, insomma, tante regole che ha un po' scoraggiato il bagnante, il turista. Allora, come diceva prima il collega Ottavio, turismo di prossimità. In Abruzzo noi viviamo di turismo di prossimità. Tu dicevi il 13%, meno male se sono accorti oggi che il 13% del PIL italiano lo fa il turismo. È 50 anni che non lo diciamo, che l'Italia potrebbe campare solo di turismo, ma a chi fa attività turistica si devono togliere lacci e lacciuoli, perché l'attività turistica è in un momento. Oggi stavamo a pranzo, si parlava, diceva un comandante che domenica è tornato nel suo paese, in Puglia, e gli è venuto voglia di mangiarsi un po' di crudo, è andato in pescheria, ha preso un po' di pesce crudo e se l'ha mangiato. Cioè ci sono momenti, tu dici che c'entra? No, c'entra. Perché è un prodotto turistico, l'arte culinaria è un prodotto turistico. Allora, qui non si usa molto il crudo. No, non si usa molto il crudo, però cioè noi la rosticina è nata in Abruzzo, la rosticina è diventata un prodotto turistico. La frittura di San Vito è diventata un punto di riferimento per tanti bagnanti, vanno a San Vito per mangiare una frittura mista.
Allora, le regole al mare. Le regole al mare noi le abbiamo inserite, abbiamo mantenuto quello che ci è stato detto dalle istituzioni, abbiamo cercato di dare percorsi, più percorsi possibili, l'entrata e l'uscita, per esempio. Parliamo dell'entrata e l'uscita. Si dimentica che il nostro mare, il nostro territorio, da Martinsicuro a San Salvo, ci stanno 40 km di costa, sui 40 km di costa ci stanno gli stabilimenti balneari, circa 700 stabilimenti balneari, su 40 km, 140 è il totale, altri 100 sono di spiagge libere, di spiagge protette dal Fratino e chi, dalle dune, eccetera. Allora noi diciamo, le nostre spiagge hanno una caratteristica diversa, perché le nostre spiagge sono accessibili da tutti. Chi vuole venire al mare da me non è che deve passare attraverso un ingresso obbligato e quindi può essere tracciato. Rischia che viene al mare da me una persona che cammina sulla battigia oppure viene dal mare, lascia gli indumenti in macchina, scende dalla macchina, entra allo stabilimento balneare, non è che trova l'omino e dice no, lei deve passare dal tornello perché ci sta un accesso disciplinato. Quindi noi quando diciamo queste cose, lo diciamo non soltanto per noi ma anche per le spiagge libere. Cioè dobbiamo cercare di far capire a tutti che noi abbiamo un'attività così dinamica, così, così diversa, che abbiamo bisogno di essere di metterci in condizione anche a noi di poter disciplinare l'applicabilità del rispetto delle regole. Penso questo sul quarto delle regole, poi non voglio divulgarmi troppo, se no rischio di prendermi tutte le 40 minuti di trasmissione. Voglio sentire Susi, però prima di così di sentirlo, voglio ricordare, e il cuore mi si è aperto nel vedere la partita Juventus-Milan, che hanno mandato lo spot a Brussese per le vacanze. Se la regia è pronta possiamo vederlo. La vita è fatta di istanti. Alcuni sono indimenticabili, magici. Istanti preziosi che porterai sempre nel tuo cuore. Istanti che ti fanno sentire parte di una storia antichissima. Istanti di grande libertà e profonda armonia con te stesso. Istanti di immensa spiritualità. Vivere immerso nella natura ti farà sentire al sicuro. Abruzzo, dove vivere distanti è naturale. Bello. È una, sì, diciamo che è una pubblicità essenziale, senza troppa enfasi, sì, ma che dice quello che deve. Vorrei sentire Susi, perché non lo abbiamo ancora interpellato, ma vogliamo sentire anche il suo pensiero su tutto ciò, quello che abbiamo detto. Buonasera. Volevo cominciare dove ha lasciato Riccardo Padovano. A noi sono state dettate delle regole e in qualche modo abbiamo cercato di rispettarle e di adeguarci in tutti i modi. Queste regole a volte hanno delle complessità e anche, sono anche a volte di difficile interpretazione. Quello che diceva Riccardo a proposito della tracciabilità è un elemento importante. A noi viene richiesto di tracciare i clienti per 14 giorni, ma ci viene richiesto di farlo in un ambiente aperto, con gli accessi non delimitati. Quindi diciamo è particolarmente complesso e forse potrà essere poco utilizzata questa tracciabilità che noi stiamo tentando in tutti i modi di fare. Però le norme ci sono, le norme vanno in qualche modo rispettate. Ed è importante, questa è la logica che ci ha guidato con Padovano, con Di Stanislao durante tutto questo percorso, perché questo insieme di norme ci permettono quantomeno di offrire un prodotto sicuro ai nostri utenti. Perché in qualche modo dobbiamo garantire la sicurezza di chi viene al mare rispetto a tutti i rischi che ci sono. Questo rende la stagione particolarmente complessa, molto difficile, però diciamo, con la buona volontà che ci ha sempre contraddistinti e con l'iniziativa che abbiamo sempre avuto, pensiamo e speriamo di farcela
ad affrontare una realtà che è completamente nuova, diversa. Cioè un'idea che cerco di, ogni volta la ripeto a me stesso perché è complicato, fino a pochi anni fa, cioè fino all'anno scorso, fino alla stagione precedente, lo stabilimento balneare era quello che doveva animare la giornata, che doveva, era anche un luogo di incontro, di assembramento, cercavamo di fare assembramenti. Oggi il nostro lavoro è l'esatto contrario e questo è veramente complesso, perché ci dobbiamo rimettere in discussione completamente. Grazie. Adesso vorrei chiedere a Di Stanislao, e questa è una domanda che a lui fa piacere, non fa piacere per quello che dirà purtroppo, ma per quella che è la sua funzione. Confindustria ha aperto solo il 20% degli hotel. Oggi abbiamo aperto in Italia il 20% delle strutture alberghiere. Tutte queste hanno aperto con un numero di persone inferiore al 100%, perché la domanda è bassissima. Sì, purtroppo la realtà è questa. Come ho detto prima, il settore della ricettività è quello che è più penalizzato da questa contingenza. Non parlo nella circostanza di quello che accade nelle città d'arte o nelle grandi metropoli come Firenze, Roma, dove ci saranno degli ammanchi nelle casse comunali in termini di imposte di soggiorno di centinaia e centinaia di milioni. Non ci sono, gli stranieri non ci sono in Italia, gli stranieri non ci sono, e questo per la grande ricettività, e segnalo così incidentalmente notizia del Sole 24 Ore di questi giorni, è iniziata la corsa alla svendita e all'accaparramento da parte di capitali esteri, di grosse realtà ricettive che non sono in grado di reggere l'impatto devastante di questa situazione. Quindi i grandi alberghi sono chiusi tutti. Si sperava in qualche modo che gli stabilimenti balneari potessero aiutare la ricettività, soprattutto chi ha questo connubio albergo-stabilimento-balneare, però purtroppo, come dicevo prima, il turismo di prossimità aiuterà. Ciò che manca ancora e mancherà ancora di più è il turismo transregionale, perché nonostante le regioni siano da poco aperte, la gente ha difficoltà a muoversi per un problema di liquidità. Non dimentichiamo che la cassa integrazione è stata erogata ad oltre un milione di italiani, ha un problema di ferie già godute, di fabbriche che, come detto, la notizia di ieri non chiuderanno in agosto. E la realtà Rimini, quindi la patria delle vacanze a buon mercato, la patria delle vacanze dell'italiano che non si può permettere le Maldive, diciamo così, ieri eravamo lì nella una situazione, una desolazione più totale. Montesilvano, il primo polo ricettivo abruzzese, pochissimi alberghi riapriranno, soprattutto per una scommessa con se stessi, cercando di limitare le perdite per quanto possibile. Il quadro globale è devastante, il problema grosso oggi è il problema della liquidità, e sicuramente i provvedimenti presi dal governo non vanno incontro alle necessità del comparto. Una cifra per tutte: la Francia ha stanziato 18 miliardi di euro per il turismo, la Spagna 15 miliardi di euro, l'Italia ne ha stanziati 4 miliardi e mezzo di euro, di cui 2 miliardi e mezzo sono destinati al cosiddetto bonus vacanze, di cui poi magari parlerò dopo. Problema di liquidità al quale si è pensato di risolvere, di andare incontro, come? Con i famosi prestiti fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato. Prestiti che molte strutture, avendo garanzie reali da offrire, avrebbero comunque avuto, ma che comunque sono un controsenso, perché ha un senso contrarre un mutuo per investimenti. Contrarre un mutuo per far fronte alle spese correnti è un controsenso totale, che sposta il problema soltanto più in là, che determinerà concretamente una moria nel settore e la possibilità che tante strutture finiscano in mano straniera a causa di questi problemi rispetto ai quali siamo stati lasciati soli. Gli alberghi sono chiusi,
gli alberghi probabilmente rimarranno chiusi nella stragrande maggioranza, sicuramente per oltre il 70-80% anche nel corso dell'estate. E parleremo proprio di bonus vacanze con Padovano per dopo la pubblicità. Bene, rientriamo qui negli studi di Rete 8, Rete 8 Economy, stiamo parlando di turismo. Avevo posto la domanda del bonus vacanze 2020 a Padovano, ma ritengo che ci sia una preferenza da parte di Stanislao nel rispondere a questa domanda, mentre a Padovano faremo una domanda più difficile. Sarà una domanda nella quale parleremo di una legge che ricorda che c'è una legge. Infatti, bella domanda. E grazie al direttore a questa domanda. Vorrei chiarire ancora una volta, e faccio questo appello, lo rivolgo a chi mi ascolta, ai comuni della nostra regione, che esiste una legge datata 28 dicembre 2018, la cosiddetta legge Centinaio, che è quella che ha consentito agli stabilimenti balneari di estendere la concessione fino al 2033. Sì. In tempi non sospetti, non ancora scattava il Covid, perché il legislatore in quella circostanza ha ritenuto giusto che un titolare di uno stabilimento balneare che debba avere una continuità a gestire la propria attività, perché è chiaro che per gestire un'attività, come diceva benissimo Ottavio, noi possiamo accedere alle banche, quando noi accediamo alle banche per un mutuo, per una ristrutturazione, per un investimento, per le attrezzature, perché le attrezzature non è che costano, vai al supermercato e fai la spesa quotidiana, quando devi fare le attrezzature spendi decine, anche centinaia di migliaia di euro. Quando vai in banca, la banca ti chiede che titolo hai, se il tuo titolo è un titolo che consente di farti la garanzia. Non è tanto la garanzia immobiliare, oggi la banca non ti chiede più, non gli importa se tu hai gli appartamenti o hai i soldi, ti chiede che tipo di investimento vuoi fare nell'attività, se la tua attività dà l'opportunità poi a te stesso di pagare il mutuo. Cioè, e questo ragionamento è stato recepito dall'allora ministro Centinaio, e il ministro Centinaio ha fatto una legge. Che è successo? Che nel mentre si è fatta la legge, purtroppo diversi comuni per tutto l'anno 2019 hanno nicchiato. Nicchiato significa che si sono eretti interpreti legislatori, cioè lo Stato fa una legge, il Parlamento approva una legge, un comune, un funzionario di un comune dice no, la legge che ha fatto lo Stato, quella è inapplicabile, è illegittima. Come se quella persona, per dire è illegittima, si è sostituita al magistrato, al presidente del tribunale. Ma non ha potere per fare questo. Ma non è, purtroppo, non è che non ha potere. Il potere che hanno assunto questi dirigenti all'interno della funzione pubblica ha messo capo alla politica. Io questo rimprovero la politica. Vi siete fatti mettere KO dai scrivani quando voi poi siete quelli che rispondete agli elettori. Gli elettori vi hanno demandato il compito di amministrare la cosa pubblica e voi vi mettete dietro la scrivania a fare a ridosso degli scrivani, che gli scrivani vi dicono che le leggi che fa lo Stato non sono regolari. Quando ci sta questo atteggiamento così ostile all'interno della la pubblica amministrazione, si dice sempre la burocrazia lo fa gli uomini. Lo fanno le persone, perché io posso preparare anche un'enciclopedia di carte, non mi mette paura. Però non è che una volta che ho preparato un'enciclopedia di carte arriva l'ultimo scrivano di turno e dice quella legge non va applicata. Allora mi hai fatto la domanda e mi hai detto perché bisogna fare una legge per applicare la legge precedente. È stata fatta una legge successiva, nel mentre c'era il Covid, abbiamo chiesto al ministro del turismo Franceschini, abbiamo detto se da una parte ci date una mano perché ci aiutate con i finanziamenti a tasso zero, perché dobbiamo pensare alla ripresa, dateci una mano perché ci sono diversi comuni in Italia, in Abruzzo 3, in diversi comuni in Italia che questa norma non la vogliono applicare. Franceschini ha ribadito il 27 di aprile, nel 27-28 di aprile, con il secondo DPCM della fase 2, mi pare, della fase 2, dove ha ribadito che la 145 è una legge legittima dello Stato e che i comuni sono tenuti ad applicarla.
Dico anche questo, anche all'interno delle autorità portuali questa norma non viene assentita. Io credo che in questo fatto sia stato chiaro. Allora, perché lo sto spiegando ai telespettatori? Che non è una cosa, nella sua complesso può essere difficile capirlo. Noi abbiamo avuto una legge dello Stato nel 2018, nel mentre questa legge veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ci sono stati diversi comuni, anzi hanno fatto una lobby di comuni per dire che lo Stato italiano quella legge era illegittima. Quando noi abbiamo ribadito ancora una volta che quando esce una legge dal Parlamento, quella è legge, va letta e secondo me... Ma la legge... La legge può andare dal giudice alla Corte Costituzionale, esatto, e la Corte Costituzionale bocciare la legge, esatto. Ma non vi è altra autorità che può fare questo. No, cioè, c'è il giudice a quo dal quale si passa per andare al giudice costituzionale, la consulta si riunisce e decide se è costituzionale oppure no. E quindi questa è stata questa incertezza. Questa incertezza ha messo veramente in difficoltà diversi operatori del mare. Perché l'ha messa in difficoltà? Perché quando andavano a chiedere quei famosi 25.000 euro, anche su quei 25.000 euro le banche hanno nicchiato. Continuo a dire, nicchiano. Attenzione, che è vero che lo Stato dà dei contributi, dice le banche vi do il 90%, ma sia le banche non li togliamo quel reato penale, perché... Secondo le normative europee, la banca per erogarti un contributo deve acquisire tutti i dati certi che tu sei una persona affidabile per ottenere il contributo. Siccome in Italia tante imprese, lo dicevo stamattina il vicepresidente della BCC di Castiglione, tante imprese hanno qualche difficoltà, hanno qualche griffa, hanno qualche difficoltà perché un ratio non è stato pagato, perché un finanziamento... Cioè queste questioni li vogliamo affrontare o vogliamo far finta di niente? O vogliamo pensare che noi stiamo tutti quanti sopra una bolla? Ci sono tante aziende che hanno avuto difficoltà nel passato per pagare un mutuo. Bene, grazie. Volevo aggiungere una cosa, se posso, su questa prego, questione. Come no? Allora, qui c'è anche un fatto che bisogna considerare, perché tutto scivola nell'arbitrio. Scivola nell'arbitrio perché? Perché i concessionari hanno presentato delle istanze ai comuni chiedendo l'estensione fino al 2033. I comuni non hanno risposto alle istanze per iscritto argomentando perché non rinnovano. Hanno semplicemente detto a voce ai concessionari che non avrebbero rinnovato. Ora, questo è grave, cioè ci sono centinaia di aziende che hanno presentato un'istanza per veder riconosciuto il proprio diritto ai comuni e i comuni non si sono degnati neanche di argomentare perché hanno detto di no, per quantomeno di argomentare in modo ufficiale. Questo è un aspetto ancora più grave. Grazie, la ringrazio molto. Ed eccoci arrivati al bonus vacanza 2020. La prima cosa che voglio aggiungere, poi al resto ci penserà di Stanislao, difficoltà non solo per gli albergatori ma anche per i consumatori. Ecco, cosa ha prodotto intanto questo? Stiamo parlando delle misure a sostegno di questo 13% del PIL nazionale, o meglio delle non misure a sostegno, quindi questa tax credit per le vacanze in Italia, conosciuta come bonus vacanze, vi sono pagine di giornali specializzati, io qui davanti ho Il Sole 24 Ore del lunedì 1 giugno che tenta in un'intera pagina di dare una spiegazione plausibile ma soprattutto comprensibile di una misura ricompresa nei famosi 4 miliardi e mezzo a sostegno del turismo contro i 18 della Francia e i 15 della Spagna, che sono i nostri competitor per eccellenza, una tax credit che dovrebbe aiutare il comparto ma che di fatto, a detta degli specialisti, comporta una fruizione complicata per il turista e per l'albergatore. Questo perché intanto cominciamo dal turista.
redditi fino a 40.000 euro, uno intanto si deve munire e procurarsi un'identità digitale, la SPID. Senza la SPID non si può accedere a questo bonus. Dopodiché si deve far rideterminare l'ISEE aggiornato. La SPID è un patentino? Allora, è una sorta di firma digitale, un'identità certificata digitalmente in modo gratuito o a pagamento a seconda dei gestori, che attesta la tua identità nelle, tra virgolette, corrispondenze digitale. Potrebbe essere una firma digitale, potrebbe essere una carta di servizi, ma non dimentichiamo che l'Italia è l'unico paese al mondo che ha la PEC, le mail certificate. Siamo il trionfo della burocrazia, e spero che poi ci dirà magari l'amico Peppino di che cosa è stata capace la burocrazia, la chiamo io filo cinese in Abruzzo. Fammi questo regalo, perché i telespettatori... Mi scusi, ce lo fa subito sto regalo, poi continuo a farlo. Allora, bisogna fare una premessa. C'è stata l'ordinanza di sicurezza balneare delle capitanie di porto, che ha previsto che i cartelli monitori che indicano pericolo debbano essere tradotti anche in cinese. Ora, questo così all'inizio può sembrare una cosa anche magari ragionevole, ci sono tanti turisti cinesi che vengono in Abruzzo, però c'è una questione, cioè il cinese non è una lingua, noi indichiamo col cinese un complesso di lingue, un insieme di lingue, spesso queste lingue non sono neanche intellegibili tra di loro, quindi dire di scrivere un cartello in cinese è un po' un controsenso, bisognerebbe quantomeno spiegare in quale delle tante lingue cinesi dobbiamo tradurre i cartelli, o se ci dicono cinese saremmo costretti a tradurlo almeno in 30 lingue cinesi. Quindi è una complicazione, insomma, un po' strana, un po' particolare, ma in tempi di Covid magari è successo anche questo. Magari bastava dire in inglese. No, è scritto in quattro lingue, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Ci hanno messo in cinese. Ma quale non si sa. Uno dei 30... E questo è sintomatico di una burocrazia, e come diceva Riccardo, di cui la politica è ostaggio, perché io credo che più di Covid in Italia si rischi di morire alla fine di burocrazia, sì. Perché non dimentichiamo che l'inosservanza della prescrizione che citava l'amico Susi comporta delle sanzioni amministrative anche pesanti, e quindi gradiremmo da parte della burocrazia competente che di essere resi edotti in quale delle decine di lingue cinesi dobbiamo scrivere questo cartello per non essere sanzionati. Torno all'ecobonus. Vorrei aggiungere un'altra piccola chicca, se posso. Sì. Nelle varie ordinanze regionali troviamo spesso una dizione che ci lascia un attimo perplesso e vorremmo che qualche linguista ci spiegasse. Molte dei consigli che ci danno sono preferibilmente obbligatori. Ora vorremmo che qualcuno ci spiegasse il concetto di preferibilmente obbligatorio. Questo è un po'... c'è... Guardi, io ci stavo provando, pur avendo studiato le sante lettere, ma mi è difficile, le assicuro, dare una spiegazione in questo senso. E credo molti altri come me. E quindi questo la dice tutta su come poi lo Stato voglia andare incontro ai consumatori, conseguentemente alle imprese, ed emani dei provvedimenti a sostegno che si riveleranno sicuramente inapplicabili. Dal punto di vista del consumatore, perché munirsi di un'identità digitale nel momento in cui noi sappiamo bene che in Italia non tutti hanno un comodo accesso a internet, o perlomeno ce l'hanno non professionale, e quindi sorvolo sullo SPID, perché poi non riesco a comprendere perché questa istanza non si possa fare in altro modo, anche internet usando una istanza redatta preferibilmente su un pezzo di carta accompagnata da un documento di riconoscimento. Poi bisogna farsi ricalcolare l'ISEE e attendere, dulcis in fundo, una app
un'app che ancora non c'è. Il 1° luglio è alle porte, l'app non c'è. Detto questo, passiamo dal lato dell'impresa, cioè oggi noi sappiamo che l'impresa turistica, soprattutto quella della ricettività, alberghi con spiagge, con stabilimenti balneari, campeggi, eccetera, hanno un grandissimo problema che si chiama liquidità. Mesi di chiusura, crollo della domanda, problema di liquidità al quale lo Stato, il governo, non ha dato alcuna risposta, al di là dei termini roboanti che usano quotidianamente su tutti i telegiornali, sfilate di moda ed altro, siamo alle chiacchiere più complete. Allora, l'albergatore, il titolare della struttura ricettiva che è in crisi di liquidità, dovrà fare, secondo il legislatore, dovrà scontare l'80% del bonus vacanze, che parte da 500 euro a scendere, dovrà anticipare l'80% di questa somma all'utente finale. Per fare che cosa poi? Per fare che cosa? Se vuole glielo dico dopo, ma lei si immagina, glielo dico subito, dovrà usarlo come in compensazione da un punto di vista fiscale, e se non ha questa necessità dovrà trovare qualcuno che gli sconti, un istituto di credito posso pensare, che gli vada a scontare questa somma, ovviamente pagando una commissione se mai sarà possibile, ma io ce le vedo le banche, gli istituti di credito cominciare ad offrire liquidità in cambio di che cosa? Di bonus vacanze, la cui applicazione è incerta e le garanzie sul tutto non vengono offerte da nessuno. Allora, l'albergatore in crisi di liquidità che debba anticipare per conto dello Stato l'80% del costo di una vacanza a un cittadino italiano è una cosa inammissibile, dico di più, vergognosa. Ecco, dobbiamo fare dopo il Cura Italia un Cura Turismo. Allora, procediamo. Questa è la domanda che voglio fare. Spiagge libere tra Pescara, tra Montesilvano e Pescara, saranno presenti volontari per assistere i bagnanti e rispettare la sicurezza. Questa è l'iniziativa che ha messo in piedi il Comune di Montesilvano, in particolare con il Comune di Pescara, anche se devo aggiungere che nel Comune di Pescara ci sono già le spiagge libere attrezzate, ci sono 5 spiagge con dei chioschetti che fanno questo tipo di attività. È chiaro che l'abbiamo visto già nelle prime, sperando che non piova più, perché qua sta arrivando l'alluvione, vediamo dalla finestra, mi sembra l'autunno. Comunque, detto questo, abbiamo visto già l'altra domenica, che la gente andava in spiaggia, sulle spiagge libere. Noi abbiamo dato anche un consiglio ai comuni, non soltanto al comune di Montesilvano, Pescara. Intanto, al di là della sorveglianza, perché poi questi volontari della sorveglianza vanno comunque retribuiti, perché è un conto che sono volontari, cioè un conto che uno dice, va un sabato domenica i ragazzi vanno a fare la raccolta delle plastiche con Mare Vivo e fanno una giornata di festa e di attività culturale. Lì si tratta di fare almeno per 60 giorni la presenza, di far rispettare il distanziamento tra le persone. Perché? Perché questo succede nelle spiagge libere. Può succedere che arrivano, uno si mette con l'ombrello da casa e si mette vicino a un'altra persona, che forse quella persona non sa che a quell'ombrellone devi stare almeno distante 3 metri, per non dire 5. Allora abbiamo detto il 30 di aprile, queste cose le abbiamo dette il 30 di aprile all'Aquila. Anche lì la sottolineatura, facciamo una riunione per il mare, la facciamo all'Aquila. Detto questo, abbiamo detto che sulle spiagge libere, se le vogliamo aiutare i bagnanti, li dobbiamo attrezzare come? Mettendo dei punti d'ombra dove il bagnante arriva e sa che può piazzare l'ombrellone in quel punto d'ombra, che è un punto fisso, distante l'uno dall'altro. Per quanto riguarda poi il servizio di sorveglianza, noi abbiamo detto che il servizio di sorveglianza sono due aspetti, va tutelato anche il servizio di sorveglianza a mare. Il servizio di salvamento, i comuni li devono cominciare a quantificare nei propri bilanci. Perché spiagge libere dove ci sono le concessioni, la mia e la sua, e c'è una spiaggetta libera in mezzo, non c'è bisogno che il comune ce lo dice, lo copriamo, lo facciamo, non andiamo a rivendicare i 10 metri lineari, ma dove ci sono
centinaia e centinaia di metri lineari di spiagge libere, le amministrazioni locali, cioè, perché è semplice dire noi abbiamo per i nostri bagnanti anche le spiagge libere in cui possiamo garantire col cartello servizio di salvamento sospeso perché manca il bagnino, oppure lasciamo le spiagge libere abbandonate a se stesse senza una prima ripulitura, senza una prima sistemazione. Allora se ce ne si può fare anche un vanto di avere una spiaggia libera attrezzata, ma la dobbiamo attrezzare. Io queste cose qua, noi le diciamo come sindacati di categoria, l'abbiamo detto più di un'occasione, alla politica dal comune alla provincia fino ad arrivare alla regione, fino ad arrivare anche a livello governativo. Le spiagge libere vanno tenute, ma attenzione, non facciamo demagogia, perché poi nelle spiagge libere succede di tutto, perché se nelle spiagge libere non li dotiamo dei servizi essenziali, del servizio del bagno, e se una spiaggia, faccio un esempio, prendiamo una spiaggia libera nella provincia di Chieti, Punta d'Erce, spiaggia libera di Fossacese, Marina di Fossacese, Rocca San Giovanni, un paesino che sta a ridosso della pista ciclabile, che attualmente la pista ciclabile, la ciclopedonale è diventata uno strumento di visitatori non indifferenti, prendono da Ortona, da Acquabella di Ortona fino ad arrivare a Torino di Sangro, oltre Torino di Sangro, fino a Vasto, dove tu vai con la bicicletta, però dopo quando ti fermi con la bicicletta non hai un punto ristoro, non hai un servizio igienico pronto, non hai un qualcuno che ti possa dare un po' di assistenza, è un problema che va affrontato. Allora questi problemi, ma io dico, ma affrontarli con i portatori di interessi che siamo noi, ma pensiamo che noi, qualcuno ci dice ma voi non siete perché, no, noi diciamo invece che forse 40 km di costa di costa è insufficiente per 140 km, 100 km di spiagge libere, cioè vedere il sindaco di Pineto che si lamenta che ha 4 km e mezzo di spiagge libere e dice io come faccio? E sulle 4 km e mezzo di spiagge libere a Pineto, il sindaco di Pineto fa più presenza in quelle spiagge libere che sulle spiagge in concessione. Ma perché non le diamo in concessione? Perché ogni volta che si parla di concessione ci si concentra tutto su Pescara, perché Pescara è fatta del mare, su quelle realtà dove 60 anni fa noi montavamo le cabine di legno e dentro le cabine di legno avevamo la ghiacciaia col ghiaccio sintetico per fornire una pizzetta e una gazzosa. E oggi queste attività sono diventate un punto di riferimento di tutta la filiera turistica abruzzese. Non ci sta l'albergo, meno male che ci stanno gli stabilimenti balneari, se no sarebbe stata la fine del mondo per la nostra regione. Allora, siamo in chiusura. Io vorrei sentire... Intanto non abbiamo toccato l'argomento, anche perché dovremmo fare un'altra trasmissione per parlare di montagna, perché adesso abbiamo parlato di mare, ma tenete presente che turismo significa anche la montagna. Io vorrei sentire Susi sulle vacanze nel Parco Nazionale d'Abruzzo o la Maiella, dove si possono rispettare tutte le misure. Sì? Sì. Allora prima c'è pubblicità e poi subito dopo chiudiamo. Bene, ritorniamo agli studi di Rete 8. Rete 8 Economy, stiamo parlando di turismo. Stavamo sentendo Susi sull'ultima parte di questa trasmissione sulle vacanze in montagna, Parco Nazionale della Maiella, dove si possono rispettare anche le misure di sicurezza anti-Covid in modo naturale. Gli accessi ai parchi sono talmente tanti. Susi, cosa ci dice in proposito? Certamente in montagna rispettare il distanziamento è sicuramente più facile. È chiaro che se stiamo parlando di turismo, negli ultimi anni sicuramente è cresciuto il numero delle presenze in montagna, ma il traino del turismo in Abruzzo è sempre stato il turismo balneare. Certo. E se vogliamo che crescano i numeri del turismo in Abruzzo, dobbiamo cercare in qualche modo di tenere insieme le due realtà. Operazione complessa che
in molti hanno tentato di farlo. Il bellissimo spot che avete mandato prima in qualche modo rappresentava questa realtà, cioè l'Abruzzo è caratterizzata dalla presenza sia di luoghi di montagna incantevoli e meravigliosi, sia di coste altrettanto belle. Io lavoro, è una concessione sulla costa di Trabocchi, quindi puoi immaginare quanto prediliga questo tipo di turismo e quanto puntiamo su questo tipo di turismo. Chiaramente in montagna è più facile, ma quello che dobbiamo fare è far crescere i numeri del turismo complessivi in questa regione. Speriamo che dopo il Covid si possa ricominciare a crescere in questo senso. Grazie. Le conclusioni di Stanislao? Le conclusioni dobbiamo... qualcuno mi ricordava che gli imprenditori sono ottimisti ad oltranza, altrimenti non potrebbero essere imprenditori. Sicuramente questo nostro potenziale ottimismo sarebbe più fattibile qualora il governo dedicasse maggiori attenzioni al nostro settore, al di là delle belle parole, dei bazooka, degli exploit monetari che rimangono lettera morta, perché io continuo a ripetere, le cifre sono queste: i nostri maggiori competitor, Francia 18 miliardi, Spagna 15 miliardi, l'Italia 4 miliardi e mezzo per il turismo. Più di questo penso che le cifre parlino da sole. Padovani. Io dico che mai in questo momento c'è bisogno di visitare le nostre strutture sulla costa e su quello che ci sta al di fuori della costa. Do una bella notizia: oggi ho sentito il sindaco di Pescara, viene tolto il divieto di balneazione che praticamente c'è stato dal 25 aprile con i dati vecchi fino a Viale Galilei, quindi viene rimosso la giornata di domani il divieto di balneazione, una percentuale piccola, piccolissima, però quando escono queste percentuali piccolissime poi alla fine c'è sempre qualcuno che le deve strumentalizzare e non sa che facendo questo fa un danno all'economia nel suo insieme, non soltanto ai balneatori. Quest'anno il settore turismo dovrà puntare sulla domanda interna, pari a 50 milioni di presenze, visto che il 46,9 milioni di stranieri che si versavano nel nostro bel paese, ossia 6 milioni di presenze turistiche in Abruzzo, sembrano lontanissimi. E questa tristezza che si evince dalla mia voce, possiamo far vedere quel settimanale turista, se la regia ce l'ho in quadro, eccolo qua, turista zero. È triste tutto questo, ma purtroppo i fatti sono questi e noi abbiamo il dovere di denunciarli. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito sin qui. Ringrazio gli amici ospiti che sono intervenuti, Stanislao Liberatore, Riccardo Padovano, Peppino Susi. Grazie per la vostra presenza, felice sera a tutti, arrivederci.